E allora, fratelli, chiediamo al Signore di sapere un po' lavorare il nostro cuore. Forse dovremmo, un po' come quando si lavora la terra, il contadino che deve dissodare il terreno, levare le pietre, levare le erbacce, per preparare quel terreno, concimarlo, in modo che quel terreno che riceve il seme possa produrre frutto in abbondanza. Dovremmo fare anche noi questo lavoro di pulizia del cuore, liberarlo dalle nostre schiavitù, dalle nostre ansie, dalle nostre paure, dai nostri assilli, perché il cuore sia libero per accogliere con frutto il dono della parola. E oggi noi vogliamo ringraziare il Signore, come vi dicevo, per questi sposi che hanno saputo accogliere il dono della parola e il dono del sacramento del matrimonio. 50 anni di vita matrimoniale non sono poca cosa, specialmente nei tempi, con i tempi che corrono. Sappiamo tutti, siamo entrati nella logica dell'usa e getta. Anche l'amore, o il cosiddetto amore, ormai, ecco, usa e getta, come i bicchieri di plastica, i piattini e così via. Ecco, loro ci dicono che il sacramento del matrimonio, quando è vissuto con amore, nella grazia di Dio, nutrito dalla preghiera, dalla fede, dall'Eucaristia, può durare 50 anni, può sfidare il tempo e può durare per l'eternità. E allora la loro testimonianza è quanto mai importante per i giovani in modo particolare, ma per tutta la comunità cristiana. E quindi noi con grande gioia, insieme a loro, insieme alla loro famiglia, oggi vogliamo rendere grazie al Signore per questo dono.